E continuiamo a parlare di enti locali con questa intervista all'assessore al bilancio di Regione Veneto, Roberto Ciambetti. A livello di giunta avete preso dei provvedimenti proprio a favore degli enti locali, avete stanziato anche dei soldi, e come saranno distribuiti? Ci sono diversi pacchetti, no? Per la disabilità, ma non solo. Noi abbiamo liberato delle risorse in un momento in cui i comuni sono taglieggiati da questo Stato centrale, soprattutto con il patto di stabilità. Quindi i comuni hanno bisogno di risorse, di entrate fresche per poter rimettere a posto i bilanci. Quindi abbiamo anticipato dei pagamenti e delle somme che i comuni aspettavano dalla Regione, per appunto anche noi costretti a patto di stabilità abbiamo ritardato questo, ma vista la necessità dei comuni di poter mettere a posto i bilanci abbiamo premiato questa volta appunto gli enti locali. Una serie di risorse che permetteranno di arrivare all'equilibrio di bilancio a molti comuni del Veneto. A tanti lo Stato centrale ha tagliato talmente tanto che probabilmente non riusciranno a far fronte a questo. Comunque questi sono 51 milioni che abbiamo messo in moto questa settimana proprio per riuscire ad aiutare i nostri sindaci, i nostri comuni. Sulla fusione dei comuni invece anche qui è passato un provvedimento, no? Sì, noi stiamo spingendo tantissimo ormai da 2 anni e mezzo verso un associazionismo comunale che faccia crescere la massa critica dei nostri enti locali sul territorio, crei appunto dei comuni sempre più efficaci e efficienti anche attraverso percorsi di unioni, attraverso percorso di associazionismo comunale. Cosa è successo? Che spingendo molto in questa direzione abbiamo anche trovato dei comuni che vogliono fondersi, quindi in questo momento noi stiamo seguendo 13 gruppi di comuni che stanno attuando un percorso di fusione. 4 gruppi di comuni andranno a elezioni, cioè faranno il referendum, scusate, nelle prossime settimane, circa appunto, verranno coinvolti circa 15 comuni nel Veneto e che andranno a formare 4 comuni. Altri 9-10 riusciremo a portarli ad elezioni, mi auguro, entro dicembre, inizio gennaio, per appunto fare comuni di dimensione adeguata che permettano ai cittadini di quel territorio di avere servizi adeguati e adeguati appunto al terzo millennio. Avete tolto il quorum? Sì, abbiamo tolto il quorum al referendum, il referendum consultivo è necessario appunto per questo percorso di fusione, abbiamo tolto il quorum perché tantissimi comuni, specialmente quelli in zona montana, hanno molti residenti iscritti ai registri all'AIRE, quindi ai registri elettorali in quel comune, ma risiedono all'estero e questo avrebbe falsato tantissime situazioni dove vogliamo invece sentire la voce di chi risiede sul territorio per avere appunto conferma se la fusione è opportuna oppure no.